Ogni anno, puntualmente, all'arrivo della stagione più calda dell'anno, esplode il problema della spazzatura nelle contrade balneari che vanno da Agnone Bagni al San Leonardo. I primi a pigiare il campanello d'allarme sono i residenti di contrada Settebello, dove anche una stradina interna è stata già trasformata in una discarica abusiva. In questa zona l'amministrazione comunale di Augusta, competente per territorio, ha collocato da tempo diversi cassonetti per la raccolta della spazzatura e l'intervento dell'impresa che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti si limita solo allo svuotamento dei cassonetti, mentre l'area circostante resta coperta da cumuli di spazzatura che si estendono lungo il percorso anche per oltre 500 metri, provocando così una vera e propria discarica a cielo aperto, con tutti i rischi che a caso comporta sul fronte igienico-sanitario. A giudizio dell'amministrazione comunale di Augusta, però, a causare questo disservizio sono proprio i cittadini che, invece di utilizzare i cassonetti, si dilettano a lanciare i sacchetti della spazzatura dalle loro auto mentre attraversano questi luoghi. I cittadini dall'altra parte fanno osservare che i cassonetti sono pochi, per cui il comune di Augusta dovrebbe incrementare la quantità per evitare questo sconcio.